Buongiorno, stamattina aprendo l'oblò si è rotto l'attacco, purtroppo succede. E ora facciamo un barbatrucco per ripararlo. Vai Eli, tieni. Guarda, mi sono inventato uno scalandrino. La sicurezza sui luoghi di lavoro prima di tutto, e adesso ci mettiamo mano. Che lavoroni! Ah, vuoi fare i moccoli del bacio, la rubrica. Allora, aspetta, i moccoli del bacio possono essere. Ora lo blocco si chiude e fa tenuta. Domani prenderemo la Vespa e andiamo all'esplorazione della penisola calcidica. Noi siamo in un campeggio all'inizio del dito di Cassandra e quindi con la Vespa andremo a vedere tutta la costa e, se ce la facciamo, anche Sintonia, che poi sono gli unici due penisole, due dita della calcidica che possiamo esplorare, perché il terzo dito, il Monte Athos, è vietato alle donne, quindi ci possono entrare solo gli uomini. Quindi ci vado io? Ci vai solo te. E poi, se non ce la facciamo a farla tutta domani, c'è dopodomani? Sì. C'è dopodomani ancora? Sì, qualche giorno siamo qua. Questa sera ci concediamo una bella grigliata. Tagliata di pianina, ci siamo portati da casa. Elena, rilassata a tavola, che attende, ha preparato un'insalata. Abbiamo l'olio sempre nostrano. Finché dura. Una bella bottiglia di vino rosso. E tanto appetito! Siamo nel dito di Cassandra e quello che avete visto è uno dei tipici porticcioli con taverne che si trovano lungo il percorso. Ancora è presto per pranzo, ma c'è un odorino. E visto che è presto per pranzo, ci accontentiamo di una manana. Thank you.
fuoristrada. Siamo in un paesino in fondo al dito, non sappiamo neanche come si chiama, e abbiamo trovato una taverna per mangiare un gyros. Guarda con lei come se lo gusta. Non so definire bene il gyros, è una specie di kebab ripieno di tutto. Finito tutto questo per 9 euro. Questa giornata. Abbiamo passeggiato con la Vespa in quarta marcia, trotterellando intorno ai 40 km orari, con un consumo di circa 35 km di idratezza, non lo so, in pieno relax, perché la strada è tutta buona, non ci sono buche, non c'è traffico, e di tanto in tanto ci fermiamo su questi scorci. Ora siamo in pausa caffè. Ciao Big, siamo tornati. Eccoci qua, siamo appena rientrati al campeggio e questo primo dito ci ha entusiasmato? No, direi che vabbè, il mare è bellissimo, spiagge bianche. Il problema è che sono tutte legate a alberghi, e quindi con attrezzati, con ombrelloni e lettini, ma se non sei un ospite dell'albergo non ci arrivi. Il resto sono case private, quindi tutta la costa è occupata da tutta questa distesa di case private, villette. Non ce ne sono tante di spiagge libere. No. C'è un unico campeggio quasi in fondo al dito e un posto, una piazzola lì vicino per poter stare in libera, ma molto piccola, quindi l'unico parcheggio dove si può fermare con i camper. Ne abbiamo visti che ce n'erano due, però sicuramente è ammesso in questo periodo, in alta stagione non credo proprio. Per il resto strade buone, ottime da per poter circolare, e piccoli paesini lungo la costa tutti turistici, con strutture abbastanza care. Il prezzo medio di un caffè lungo la spiaggia è su 3,50 euro. Questo per farvi capire il livello di turismo che c'è in questa parte di Grecia. Ok, noi vi salutiamo. Vediamo se fare anche il secondo dito a questo punto, visto che le aspettative del primo ci hanno un po' deluso. Adesso sentiremo anche gli altri, perché dai racconti insomma di chi l'ha visitato è molto più selvaggio, quindi con spiagge più aperte, meno abitazioni, meno resort, però con strade non tanto belle per quanto riguarda i camper. O vediamo se farci un giretto in Vespa o ce andiamo al mare. Stasera, dopo il giro in Vespa, una cena veloce, base di corallina, che è un salame umbro, e brie
perché avendo un'intolleranza al lattosio, il brie è uno dei formaggi che non ne contiene. Ma soprattutto un buon vino rosso, che ora Alessandro mi stappa. Abbiamo portato via delle riserve di suino e vino che dovrebbero durare una trentina di giorni, ma se continuiamo così non ci arrivano. Eccoci qua. Stamattina abbiamo lavorato al computer in camper e oggi pomeriggio ci godiamo un po' la spiaggia. Stanotte ha piovuto, quindi il tempo non è dei migliori, come vedete, ma noi facciamo una lunga passeggiata e ci godiamo un po' di pace vista la solitudine da queste parti. Anche noi la sera guardiamo qualche video su YouTube. Buongiorno, abbiamo appena lasciato il campeggio di Ozuni e siamo per strada direzione Alessandropoli. È una tappa di avvicinamento, staremo una notte a Alessandropoli e domani mattina affronteremo il confine con la Turchia. Ale è alla guida. È ora di merenda, mangiamo una banana. Anche il baci. In Grecia le autostrade si pagano ogni tot di chilometri, si trova un casello e si pagano 2, 3, 5 euro. È un continuo pagare. E come mai noi abbiamo preso l'autostrada? Per evitare di fare il giro sulla statale che dapprima passa sulle montagne e poi fa la litoranea. È molto trafficata, ci vuole parecchio tempo e alla fin fine non c'è neanche il risparmio economico perché si fa un giro molto più lungo con consumo più elevati. Adesso vediamo anche il pagamento con la carta di credito perché è particolare. Qualche casello ti porge la macchinetta per infilare la carta di credito, qualche casellante ti chiede il PIN e fa tutto lui da dentro. Bisogna fidarsi, insomma. Pagare 2,30 euro, vediamo,
Bello! Vai! Cassiere, metti a bilancio la ricevuta. Ma a proposito di spese, ora vi mostreremo come teniamo sotto controllo i nostri conti. Noi usiamo l'applicazione Trail Wallet che costa 4,99 euro. Inseriamo un nuovo viaggio. Inseriamo la data di inizio e la data di fine. Un budget giornaliero o di viaggio. La moneta del paese dove andiamo. Lui mi propone il cambio. Inseriamo una spesa, una descrizione, scegliamo la categoria e la data e confermiamo. Possiamo scegliere le categorie o inserirle di nuove dal setting. Alla fine del viaggio darà un prospetto con tutte le spese. Eccoci qua, siamo arrivati a Alessandropoli, la tappa di fine giornata. Abbiamo percorso circa 350 km di autostrada senza neanche una sosta, ci siamo fatti un aperitivo guidando. Siamo qui con la spiaggetta insieme ad altri camperisti e domattina partiremo presto per affrontare la frontiera turca.